Andiamo all'oggetto numero 79. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere De Vincenzi, rivolta all'assessore Barberini. Intendimenti della Giunta regionale relativamente all'attivazione dell'assistenza infermieristica domiciliari nei giorni feriali, doppio turno 12 ore diurne, disposta dalla direzione del distretto perugino dell'ASL Umbria 1. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Allora, il tema è stato introdotto dalla Presidente. Assessore, come lei saprà, dal 1° febbraio è sostanzialmente attivo questo servizio infermieristico domiciliare per l'assistenza domiciliare con turni di 12 ore, dalle 7 alle 19. Ora accade che questa misura va a insistere su un territorio che è molto ampio e che interessa sostanzialmente tre centri di salute del Perugino, quindi Pontefelcino e Perugia sono accorpati, così come Ellera, Perugia Ovest e poi Perugia Centro. Sostanzialmente parliamo di un bacino di 120.000 cittadini, ma la questione sostanziale è che nelle ore pomeridiane avremo un solo infermiere a svolgere il servizio. Un solo infermiere per centro di salute, naturalmente, ma infermiere che dovrebbe avere competenze multiple e non tutti gli infermieri, per quanto ci risulta, presentano allo stato attuale queste competenze. Parliamo sostanzialmente di servizi che sono rivolti al reinserimento della PEG, quindi gastrostomia endoscopica percutanea, il sondino nasogastrico, gestione dei cateteri venosi centrali per la nutrizione parenterale. Quindi corriamo il rischio che, di esporre naturalmente il personale infermieristico a errori e responsabilità conseguenti, ma anche i cittadini e gli assistiti a notevoli rischi. Per cui potrebbe anche verificarsi in, diciamo, all'atere, in caso di assenza per qualsiasi imprevisto di un infermiere che debba subentrare nel turno, che l'infermiere precedente, del turno precedente, debba sostituirlo con un turno lavorativo di 12 ore, che evidentemente crea ulteriore rischio di errore. Allora, ecco, la nostra interrogazione è sostanzialmente volta a capire quali sono gli intendimenti che lei, Assessore, la Giunta, pensate di attuare a riguardo e soprattutto se ritenete che un tipo di situazione del genere possa essere accettabile e compatibile sia nei confronti del personale dipendente sia nei confronti dei cittadini, soprattutto quelli più deboli, perché parliamo in questo caso di non autosufficienza, meritino. Grazie. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, grazie. L'interrogazione mi dà la possibilità di dare una risposta anche sul modello organizzativo, o meglio la modifica del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, che dovrà essere sempre più orientato su un'assistenza territoriale, cercando quindi anche su cure primarie, quindi su assistenza ai domicili nell'abitazione dei cittadini, cercando di evitare quelli che sono dei ricoveri inappropriati, accessi inappropriati ai nostri pronti soccorso. L'assistenza domiciliare integrata è uno degli assi principali portanti appunto delle cure domiciliari. Assicura un'erogazione coordinata e continuativa di prestazioni sanitarie e socioassistenziali e al domicilio quindi dei nostri cittadini. Ovviamente questa attività viene svolta attraverso un coordinamento di figure professionali coordinate dal distretto, dove l'infermiere ha un ruolo assolutamente strategico ed importante. Dal piano organizzativo e formativo dell'azienda del 2017, in relazione all'interrogazione che è stata presentata, possiamo evincere che i centri di salute del distretto del Perugino non hanno subito accorpamenti, rimangono autonomi nella gestione delle attività e dispongono di personale assegnato e definito.
Le ore pomeridiane di assistenza infermieristica domiciliare garantiscono sia l'attività programmata che quella non programmata e viene privilegiato per questo approccio il modello che è del cosiddetto case management, cioè ogni centro di salute ha una capacità autonoma di organizzazione del servizio. L'ampliamento delle competenze professionali, nel caso di specie delle figure dei degli infermieri, non sarà assolutamente rapido né tantomeno radicale. Sarà un percorso pianificato di formazione individuale e di gruppo che cercherà di tener conto delle aspettative e anche delle attitudini dei dipendenti. Le dotazioni infermieristiche attuali permangono e la nuova organizzazione amplierà la possibilità di gestire al meglio le richieste assistenziali. Nessun infermiere è o sarà in futuro obbligato ad espletare prestazioni per cui non abbia la necessaria competenza professionale. In ultimo, l'organico dell'infermieristico complessivo afferente al distretto del Perugino, che ha indubbiamente quei numeri che ha rappresentato il consigliere De Vincenti, non è assolutamente sottodimensionato, rientra negli standard operativi previsti anche perché per l'attivazione dell'ADI H12 l'azienda ha provveduto ad incrementarlo di ulteriori 3 unità infermieristiche. La riorganizzazione del modello, il piano formativo e l'ampliamento delle ore di ADI porta ad una valorizzazione del personale e soprattutto a una maggiore qualità del servizio che viene offerto e si integrerà anche nel corso di quello che sarà svolto nel corso del 2017, dove arriveremo ad un'ulteriore valorizzazione delle cure primarie, coinvolgendo in particolar modo i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, cercando di istituire per la prima volta in Regione un modello che istituzionalizzi le AFT 12 ore, che permetteranno quindi una qualità e una quantità di prestazioni nei singoli distretti ma anche sul territorio, per cercare appunto di ridurre al minimo gli accessi inappropriati nei nostri presidi ospedalieri e per garantire qualità delle prestazioni a domicilio dei nostri cittadini. Grazie, prego consigliere De Vincenzi per la risposta. Grazie assessore, non posso che dichiararmi insoddisfatto della risposta. Se concordiamo sul modello di assistenza domiciliare integrata, riguardo a molti aspetti che lei ha ricordato, abbiamo molte riserve, perché è vero che il servizio sarà implementato con 3 unità, come diceva testé, però c'è anche da dire che questo servizio dovrebbe fare fronte anche non solo all'attività di programmata, ma anche a un'attività di emergenza. Ne consegue che in questo caso non è detto che il personale sia esattamente in servizio, sia esattamente competente all'altezza dell'emergenza stessa. Per cui immaginiamo che su questo fronte potranno crearsi disservizi e potenziali anche rischi per i cittadini. Per cui invitiamo assolutamente l'amministrazione a seguire con attenzione l'evolversi della situazione e del servizio, pensando anche che le strategie vadano ben calibrate in base a quelle che sono le domande del territorio. Grazie. Direi di procedere con l'ultima interrogazione all'ordine del giorno, che è l'oggetto numero 90, rivolto alla Presidente Marini dai consiglieri Liberati e Carbonari. Post sisma e dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale, gravi ritardi su consegna delle strutture abitative di emergenza e su pagamento del contributo di autonoma sistemazione. Invito chi non è interessato alla discussione ad uscire dall'aula, ad accomodarsi nei corridoi esterni dove si può tranquillamente colloquiare. Prego la parola al consigliere Liberati, grazie. Sì, la vexata questio delle casette del terremoto, grazie Presidente, e del CAS. Tanto mi fa piacere poter avere risposte direttamente dalla Presidente di Regione, perché si tratta di un argomento importante, direi cruciale per l'esistenza di tantissime famiglie
considerando anche l'elevato numero di sfollati. E allora chi è rimasto in loco sa come questa emergenza viene gestita, purtroppo malamente, e tutto questo costituisce appunto un elemento per il futuro per capire cosa non deve essere fatto, non debba essere fatto. Per quanto riguarda più propriamente i temi dell'interrogazione, abbiamo ricordato come, riferendoci a dichiarazioni rilasciate sulla stampa il 4 febbraio dalla Presidente di Regione Marini, stando, come dire, verbatim, delle 600 casette necessarie, quelle calcolate sul sisma del 24 agosto, saranno disponibili entro febbraio. Sono circa 100 quelle necessarie entro, del 24 agosto, di cui la Marini si riferisce, ma come è noto sono pronte 18. Quindi qui c'è stata una affermazione non rispondente alla realtà, che già era nota in quel momento, no? Il 4 febbraio. Per quelle del sisma del 30 ottobre, continua sempre la Presidente, il termine è giugno. Allora, poi sono uscite le affermazioni captate di Vasco Errani, poi finalmente un po' si sta aprendo un vaso di Pandora su quello che è il soggetto che ha vinto il bando, CNS, associato Lega Coop, 1 miliardo e 200 milioni di bando per le 18.000 casette, il quale ha perso i requisiti morali in quanto ha fatto cartello in un bando di due anni prima sulla pulizia delle scuole, 1 miliardo e 600 milioni, cartello con altre imprese. Questo soggetto, attraverso anche soggetti delegati, i quali è stato verificato non avevano pregressi in edilizia, come Cosp Tecnoservice, starebbe eseguendo il bando. Allora, lentezze nelle urbanizzazioni, lentezze nella progettazione delle urbanizzazioni, lentezze di ogni genere, la gente si autosistema, parliamoci chiaro, ma non attraverso il CAS, che non arriva purtroppo. Ne abbiamo parlato anche un mese fa, il CAS, quando è arrivato fino a ottobre. Burocrazia che impera e la gente spende gli ultimi soldi rimasti per comprare casette con e senza ruote, perché poi c'è anche questo escamotage che non a tutti è noto: se hanno le ruote non saranno multati, se non hanno le ruote entro breve purtroppo rischiano di essere multati se il commissario o i subcommissari non concederanno le deroghe. Allora, a riguardo occorre una parola ferma, una presa di posizione forte a Roma da parte della Presidente di Regione su tutto questo caos, questa catastrofe indubbiamente che ci riguarda, su cui riteniamo di dover avere una risposta certa, che non sia però affermazione quanto mai labile come quella sui termini di consegna delle casette, che, come dire, per tabulas non ictu oculi non sono state consegnate se non in minima parte. Ma, e io pregherei i colleghi un po' di silenzio considerando anche l'argomento, pregherei appunto di avere una risposta sia sul tema delle casette, come mai ha fatto questo errore di valutazione, sia sul CAS, quando arriveranno le risorse pubbliche per gli sfollati che residuano, che sono tantissimi. Grazie. L'unica giustificazione è che credo che al consigliere Liberati manchino le informazioni, e quindi approfitto della sua interrogazione per darla all'intera aula dell'Assemblea legislativa. I cittadini ricevono su loro domande e richieste il contributo di autonoma sistemazione. L'elenco dei cittadini beneficiari e l'erogazione del CAS viene effettuato dai singoli comuni. I comuni dell'Umbria interessati dal sisma, dove hanno cittadini con i CAS, già dispongono di tutte le risorse finanziarie necessarie all'erogazione del CAS, che viene effettuato dalle singole amministrazioni comunali. Il ritardo è registrato nel comune di Norce e abbiamo fatto da supporto all'amministrazione comunale per aiutarla a sveltire le pratiche, e credo che sia comprensibile a tutti i cittadini dell'Umbria e anche ai consiglieri regionali che il comune che ha più bisogno anche di essere supportati siano i tre comuni di Norcia, Cascia e Preci, dove si concentrano.
Quindi il CAS non solo c'è finanziariamente, ma i comuni devono provvedere al pagamento mese per mese, previa verifica dei requisiti dei cittadini, informazioni e dati che sono in possesso esclusivo delle amministrazioni comunali, come ovvio che sia. Seconda informazione, sono state realizzate accanto al CAS, e qui apro una parentesi e mi auguro che, essendoci sia le soluzioni container tutte realizzate in Umbria dal sistema di protezione civile, terminate e consegnate e disponibili per i cittadini, essendo previsti ancora i posti letto in albergo, le sistemazioni alternative dei cittadini mi auguro che siano prive di CAS. Quindi verificheremo che non ci sia il combinato disposto di CAS e di soluzioni autonome che non hanno i requisiti dell'abitabilità e dell'agibilità. E su questo, quindi, questo lo faranno i sindaci, non è competenza né della regione né del commissario né dei vicecommissari, saranno i sindaci che nelle forme e nei modi dovuti faranno queste verifiche. Ma in questo momento le risorse finanziarie per i CAS ci sono totalmente, i comuni li possono erogare con i pagamenti che i singoli comuni hanno scelto, ogni mese, ogni due mesi, nelle modalità che amministrazione per amministrazione ha definito e che eroga ai propri cittadini. Credo peraltro che i cittadini interessati si rivolgono abitualmente anche a queste amministrazioni comunali e sollecitano ampiamente. Peraltro, nella fase iniziale la maggior concentrazione era nel comune di Norcia e abbiamo supportato l'amministrazione comunale anche con un lavoro straordinario, di cui do atto al sindaco, per fare in modo che una parte della struttura provvedesse a questa erogazione. Terzo punto, la realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza, che sono vere e proprie case. Qui partecipano tre soggetti: il comune, che deve individuare il numero di soluzioni abitative di emergenza per il suo territorio comunale, i luoghi dove li deve installare, le aree dove bisogna urbanizzare. Quando questo lavoro è terminato da parte dell'amministrazione comunale e comunicato alla regione e d'intesa con la regione provvede alla urbanizzazione previa procedura di progettazione e di gara per l'affidamento dei lavori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Tengo a precisare, poi mi interesserà capire i modelli migliori, perché noi siamo anche abituati a copiare chi fa meglio. Quindi sono molto curiosa di capire poi nelle quattro regioni se c'è un buon esempio organizzativo migliore di quello che ha fatto l'Umbria, me lo sposo immediatamente, lo attuo nella mia regione. Però per dare l'informazione completa, in realtà io non ho sbagliato se non forse di una settimana, perché la regione Umbria ha fatto due piani d'intesa con le amministrazioni comunali. Un primo piano per il fabbisogno del 24 agosto, che era già definito a metà ottobre, e come ha detto il commissario Errani, da quando i comuni ci comunicano il fabbisogno, 10, 50, 100 casette, perché il numero del fabbisogno e la localizzazione non è un totale di casette che noi ordiniamo. Noi dobbiamo fare un piano per le singole frazioni all'interno dei comuni. Quindi, per esempio, il comune di Norcia avrà 22 distinte aree di localizzazione, perché non le andiamo a localizzare una volta individuato X casette, se ne ordinano X e si urbanizza un'area. Per aree si ordinano, e quindi e per singole frazioni. E quelle del 24 agosto, essendo definite ad ottobre, e avendo provveduto i comuni in parte a definire le aree entro dicembre, in parte nel mese di gennaio, come ha detto il commissario Errani, ci sono 7 mesi per fare le opere di urbanizzazione e l'installazione delle casette. In realtà il fabbisogno umbro 24 agosto, che era per la precisione 99 casette, io ne ho dette 100, qui mi sono sbagliata, ma erano 99, così siamo precisissimi per il consigliere Liberati, le 99 casette e le aree individuate dai comuni stanno tutte in fase di consegna, e nel mese, questo mese già, non sono 18, intanto perché ne abbiamo finite 38, le sfugge perché lei legge forse qualche titolo di giornale, la chiameremo se vuole venire a quando le consegniamo.
perché ci sono anche gli allacci di Enel, di acqua che non fa la regione ma che fanno i singoli cittadini beneficiari, quindi entrano fisicamente perché diventano le loro case quelle, non sono in emergenza. E le 99, tutto il mese di marzo saranno terminate tutte le 99, ma nel frattempo i comuni Cascia per 150, Norcia per 750, sottratte quelle già terminate, Preci per 60, stanno comunicando tutte le aree di urbanizzazione e per la precisione Cascia e Preci hanno ordinato l'intero fabbisogno, quindi hanno individuato le aree e abbiamo ordinato il fabbisogno e sono in corso tutte le procedure che grazie alla modifica del decreto, quindi vorrei comunicare che noi ogni settimana facciamo una cabina di regia anche per aggiornare, visto le modifiche del decreto in accordo con ANAC, anche le procedure per le opere di urbanizzazione saranno procedure negoziate e quindi ci ridurranno ulteriormente i tempi. Quindi Cascia e Preci sono nella fase di installazione delle rimanenti, mentre Norcia ha un primo blocco che ha ordinato di 100 entro il 28 febbraio, ha un secondo blocco ordinato di 100 entro il 10 marzo e ha un terzo e quarto blocco ordinate entro marzo 2017 per 360. Quindi il comune di Norcia completa con questi ordinativi, che è il punto di partenza per fare le opere di urbanizzazione e la realizzazione. Le casette realizzate da noi sono state consegnate con un lasso di tempo 4 mesi e mezzo, 5 mesi, grazie alla collaborazione stretta tra Regione, Comuni e Sistema di Protezione Civile Nazionale. Poi, dato che al consigliere Liberati gli piace tanto buttare cacca nel frullatore, mi si consenta la parola in Consiglio regionale, perché è un mestiere che gli viene molto bene a lei, buttarla nel frullatore. Le casette non sono una competenza della Regione, la gara è della Protezione Civile Nazionale, Dipartimento della Presidenza del Consiglio ANAC, quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANAC effettuano le gare in via preventiva rispetto ad un evento naturale di qualunque natura, un'alluvione, un terremoto, tanto che questa gara è del 2014. È una gara nazionale, sottolineo, della Protezione Civile Nazionale ANAC, del supporto anche che dà ANAC, quindi io credo che anche dal punto di vista delle procedure non ho tema da cittadina, ma non spetta a me dirlo. E le regioni riceve, le regioni interessate, no, neanche la regione, i comuni interessati da un evento naturale ricevono la fornitura fatta dalla Protezione Civile secondo i blocchi di lotto. Quindi lei se la smetta, perché la mia fedina penale è molto più trasparente della sua, se lo ricordi. Bene. Consigliere Liberati, se vuole replicare, è vero che con i tempi siamo fuori. Resto un po' sorpreso dei toni sopra le righe della Presidente di Regione, perché io non posso smetterla, non perché lo faccio per contratto, ma perché sto semplicemente rilevando una serie di osservazioni, di critiche, capisco che ora si alzi e se ne vada, ma una serie di osservazioni, di critiche su un argomento essenziale, cruciale, per la nostra comunità. Al riguardo, essendo noi pubblici ufficiali, credo che si sia tutti interessati a capire bene le dinamiche che si sono sviluppate attorno a quel bando, e io ricordo di nuovo che i requisiti morali, il CNS non ce l'ha più e quindi sarà nostra cura entro un giorno, entro poche ore, scrivere a Cantone, perché Cantone nel 2014, quando questo bando era in corso di predisposizione, non mi pare che ci fosse, che poi sia arrivato dopo e che nessuno l'abbia sollecitato su quanto sta accadendo, su quanto stava accadendo e che era già in qualche modo in fase di emersione, ecco, credo che non sia accaduto, quindi non sia successo. Quindi da parte nostra sicuramente ci saranno nuove sollecitazioni a livello nazionale, perché non credo che si stia svolgendo un servizio serio nei confronti delle nostre comunità, a dispetto dell'impegno delle persone per bene. Qui nessuno ha messo in discussione la fedina penale, poi ci sono tanti motivi che sono di opportunità politica, perché potrei approfondire profondamente appunto il caso con una certa intensità e notare come
tante cooperative, le solite, stiano gestendo questa storia, e guarda caso quelle cooperative sono quelle che hanno anche appalti pubblici da centinaia di milioni in giro per l'Umbria e non solo. Allora, poiché io l'anello al naso non lo porto, cara Presidente, però, e certe cose le so subodorare, da questo punto di vista faremo tutto quello che è nelle nostre competenze per chiarire quanto sta accadendo. Bene, allora, con questa ultima interrogazione, che tra l'altro si aggiungeva all'elenco, diciamo, canonico delle nostre interrogazioni, abbiamo concluso la sessione del question time. Abbiamo concesso tempi molto più lunghi di quelli standardizzati per la discussione di temi che sono veramente di grande attualità, pertanto sulla questione riprese ci metteremo d'accordo con i singoli consiglieri per fare delle valutazioni. Chiudo quindi la seduta del question time. Grazie.